quel ranking e come vi abbiamo anticipato per Basilicata da scoprire, Stefano Moriano questa settimana è andato a Montescaglioso dove ha visitato per noi non la splendida abbazia con gli ipogei, ma tre chiese dai particolari davvero interessanti. Guardate un po'. Iniziamo questo itinerario tra alcuni dei siti più importanti di Montescaglioso dalla chiesa madre. Quali sono le particolarità? Sì, innanzitutto diciamo il fiore all'occhiello della nostra chiesa madre sono delle quattro tele attribuite al pittore calabrese Mattia Preti, allievo del Caravaggio. Queste quattro tele rappresentano appunto la natività di Gesù, poi abbiamo l'adorazione dei magi e poi troviamo nozze di Cana, che appunto racconta l'episodio dove Gesù compie il suo primo miracolo, e poi di fronte alla cena in casa di Simone. Ma qui davanti a noi vedo uno splendido coro. Sì, esatto, questo è un coro ligneo, risale anche questo alla riapertura della Chiesa Madre, quindi sempre tra fine 700 e inizi 800. Al centro è stato appunto raffigurato anche lo stemma di Montescaglioso, lo stemma appunto dei tre colli con le tre spighe di grano, e poi sormontato il tutto da uno scheletro di organo a canne. Ci troviamo davanti la chiesa dell'Immacolata, annessa al monastero benedettino delle suore di clausura. Entriamo e la scopriamo insieme. Benissimo, prego. Si respira aria di barocco e poi sicuramente il colpo d'occhio è dato dalle grate che venivano utilizzate dalle suore di clausura attraverso le quali loro si affacciavano e assistevano ai vari riti religiosi. Ci troviamo davanti alle statue dei Santi Medici Cosma e Damiano, statue alle quali il popolo montese è particolarmente affezionato. Quello che stiamo osservando è una pianeta, opera realizzata completamente dalle suore benedettine a mano con fili di oro. Questi paramenti sono stati restaurati dalla confraternita. Accanto alla pianeta abbiamo anche il manipolo, che anticamente veniva utilizzato dai sacerdoti prima della riforma conciliare per asciugarsi la fronte, e poi abbiamo anche questa, poi è la stola. Siamo ora davanti alla chiesa più antica. La chiesa di Santa Maria in Platea, risalente intorno al 1065-1075. Questa è la data che sappiamo perché abbiamo un documento in cui questa chiesetta viene donata ai monaci benedettini dal conte normanno che abitava Montescaglioso e appartenente alla famiglia dei Maccabei. Da notare che tutte le pareti perimetrali della chiesa sono state affrescate. Gli affreschi risalgono al periodo 1529, come recita appunto l'epigrafe che possiamo trovare sopra la porta. Vediamo innanzitutto Santa Scolastica, sorella di San Benedetto. Poi notiamo in questo arco sulla nostra sinistra una Madonna in trono, sopra nella lunetta invece abbiamo l'Annunciazione, attorniato da alcuni santi. Una caratteristica sono anche queste decorazioni a mosaico. Esatto, a mosaico. Se notate sopra sembrano come delle varie tende. Esattamente un esempio di trompe-l'œil. Esatto. Questi ed altri ancora, i tesori di Montescaglioso, oltre, naturalmente, la splendida abbazia e i suoi ipogei.